Benvenuti in casa Oscar Di Maio. Guardando a noi, voi vi scordate guai. A casa mia sta sempre confusione, ma insieme a noi va passa depressione. Benvenuti in casa Oscar Di Maio. A casa mia non vi scucciate mai, e non fa niente, si passa tanta guai. Basta capo, voi vi spassate assai. Benvenuti in casa Di Maio. Ma pensava che era di nuovo preda delle sue fissazioni. Qualche problema te narrava. Fammi vedere. Oh, a bottiglia whisky! È diventato alcolizzato, è diventato! Ma a me non bastavano tutte le fiette che te. È diventato pure alcolizzato, figlia mia. Ma che sarà successo? E che ne sa, c'è? E come famo? La mascetamo? Lo sciogliamo? Piano piano, però non facciamo pigliare tu. No. Che è questo? Viene sotto il treno, che è? Che è? Piano piano, ti volevo svegliare dolcemente. Puzzata passano, ma perché mi svegliate a me e non venite a dormire voi? Uno suona da fa, uno suona e non vado a uscire da giù, ma è mai possibile, me la giarisce sempre. E Dio sa, ma non bene, come avevi pigliato le poche suone? Ma che è? Ma parlo qua di calcio, ma che duro? È bevuto. E che come, non c'è bevuto? C'è bevuto quasi tutta la bottiglia, ehi? È stata l'unica amica. Se non mi aveva questa bottiglia di whisky, manco un paio di sonno mi facevo. Hai capito? Ma che è successo? Che è successo? Io non ve lo volevo dire per non vi spaventare ulteriormente. Non ne guai su assai. Mamma mia. Io non ho potuto azzeccare l'occhio, sono prete di fantasma. Prete di fantasma. Il Lordo Murebbe, d'occhio grosso, non ve l'avevo detto a voi. Mi c'ha già di sorda un certo Peppo Nimala. Che brutto nome! Si vira isso, è più brutto nome. Ovvero è un animale, senza offesa agli animali. E perché si chiama così? E mo tu dica pure. Isso mi prestai certi sordi, io non ci potevo, no? Il raffrescava sempre, rinnovava sempre, facevo usare da conto, no? Ureva sempre una cosa più. All'ultimo a tutto non ce l'ho fatta più, non ce l'ho fatta proprio più. E oggi è la scadenza. Oggi l'ha già risolto, oggi sapete che giorno è? Ma... no, è la liberazione. No, è il 2 novembre. Quella è la liberazione, viene il giorno in cui io mi liberi mamma, e non la vedi più, quella è la liberazione. 2 novembre fosse il giorno dei morti. Il giorno dei morti, uno doveva così, che andava a pensare, il 2 novembre, sta pensando ai morti. Giorno dei morti, come all'arme dei meglio morti chi ve... Oh, stai per dicendo. Oggi è il giorno della scadenza dei sordi Peppo Nimala. Caciara Twice! E qua viene la spiegazione logica del perché il signor Giuseppe l'animale è così soprannominato negli nobili ambienti della malavita. Peppo Nimale, così chiamato, perché a uno che l'aveva risorto, un povero cristiano come amica, non ci è detta a tempo. Come stai per fare tu? Peppo Nimale, un retto, un morso, se mangiai un naso, il povero uomo rimanette senza un asilo. Ma voi lo sapete che questo è un fatto veramente comico? Ma con me uno cammina per mia via senza un naso.
Allora, non ti voglio bene, ma io a me là, tu non mi affiri per te, veramente non mi affiri per te. È comico che hai capito, per senso un naso, io la mio naso mi serve, io faccio l'attore. Poi io mangio, se non sento attore, non mangio con gelli, chi se mangio un naso, non mangio proprio più. Mamma mia, insomma, l'ultima minaccia che mi ha mandato a dire, dicite in giro luogo a fuoco, al signor Di Maica, se non mi porti i soldi, o mette una bomba a mocca, o se per conca. Va bene, ma non ti preoccupare. Che le porici, così, ma non lo fanno, ma perché potevi mettere questo limone a mocca? C'è sì, con limone, a me mi mette una percoca a mocca, una bomba a mocca così per coca, capito no? O limone, vuoi mettere in bocca voi, magari facci da porchetta. Per piacere, me la lua torna, mamma, ti capite? Me la lua torna, se no finì che non muore, ma a pepponi male. A divento un ergastolano, a cire, veramente a cire. Ecco, mamma, invece era una parola di conforto, tu pare che lo scoraggiavo, fai il nervosì. State zitto un po', fammi parlare a me che sono carniere. Ma non, signore, io volessi scoraggiare, io voglio tanto bene, sì, ma così, poco conforti, tu non è il punto, addormati un po' in braccio. Che dici, per piacere, se ne devi andare, capito? Ne la faremo, farmi in braccio essi, non dobbiamo abbracciare, parlare a mia mamma, però mi abbraccio essi. Vieni dove devi andare, non mi guardate. Pepponi male, vieni ma uccidere, magari me li vanno a sacchezza, voglio dire, ma la Pepponi male, non la sa mamma. Fernisciela un po'. Hai capito? Io fernì. Dammi un consiglio. Allora, stammi a sentire a me. Tu lo sai, io la considerazione che ho di te come uomo e come attore. Ricky, no, tu sei tanto brava. Sai fare che le sceneggiate, tu alla viene la sceneggiata. Secondo me, se tu fai avere annanza a sto Peppo animale che dice... Non m'accirre, ti preghi, tenghe figlia. Questa è la parola chiave. Tenghe figlia. Qualsiasi criminale, il più cattivo, il più feroce, pure animale, si commuove di fronte a queste parole. E figlia, tenghe figlia. Bene. Secondo me non t'accirre. Fammi sentire, come c'è dice? Lo faccio sentire io, perché io sono qui forte. Per favore. Non m'accire, tenga figlia, tenga una moglie, tenga agnora mia. Si sono che ricaccire, ma pensate agnora mia accire, ma fammi uscire la libertà. Ma da state zitto, fammi sentire tu come ci dici. Mi sono Peppa animale, venga per accire. Mi ha resorto, capite? Mi ha resorto. No, non m'accire, mi sono padre figlio, tenga figlia. E chissà così si impietosisce? Sì, fa proprio un mussil. Ti giuro, fa un mussil. E come fa? Come fa? Capumare! Capumare! Fanno la razza mia, chi vuole mussil, capumare! Non ce la faccio! Mamma, tu ho squieta chi? Stavo per lì o no? Ma facci, aspetta. Fammi vedere come fa, io ti dico così. Tu sei Peppa animale. E traslinda a casa mia. La risorda si nota a cire. No! Non mi uccidere! Ma fomo sì! Ma fomo sì! Mucitofone! Ma nasconghi sotto la tavola! Chi è? O sapeva? A dove sta? Madonna! A dove sta Alessa? Alessandra! Sapeva proprio un uomo! Ah sì, ma volessi dicere voi! A dove sta? No! Ma che so si faccia paura? Ma che vuoi mettere a paura come lo mangi? Chi sei nato che sono mangiare? Ma che buon tu! E bene! Alto! Forse essere acceso! Io pensavo chissà chi era, ma pensavo che addirittura era venuto l'omba! Perché sono una femmina? Non c'è una femmina, è un altro uomo, non tu. E
tu che ti hai messo paura? E mi credevo che era un cane. Si credeva che era un cane. Allora, mica siamo in ADL, capito? Siamo in voce fritta veramente. Qua teniamo la spada di dame in coppa al collo. Teniamo la spada di dame sul colpo. Ma non sta indignato che sta la spada. La spada? No, ma chi è la dame? Hai la spada in coppa al collo, adesso. Ah, benedetta ignoranza. Io sono aiuto alla scuola, ma che sono aiuto a fare la scuola tant'anni? E che essere chi? Fatemi fare i sacrifici per mi far studiare. La spada di dame sul collo. Dame è un personaggio della fantascienza. Della tua fantasia, perché non si dice la spada di dame. Come si dice? La spada di Damocle. E che c'è se che hai sbagliato una c? Che sei? Una c da pizzi sta maniera. Ma tu sciami, tu non hai idea di quello che stiamo passando in tassa casa. Io ero venuto a fare buttare un po' con la macchina, ma qua stanno i problemi più grossi. E io ho problemi la macchina è fesseria, caffè. Che è successo? Che sono i problemi di vita o di morte? Aldo, qua sono problemi di vita o di morte. Tu sei chi è da venire, a tu? Un cannibale! Ma che cannibale? Tu vedi che cannibale? Da un certo Peppo animale, chiamerà così perché una volta si mangiava un rasiero cristiano. Devi avere i soldi da me che non tengo mai una vita. E chi se mi vanno a dire che viene qua, mi vuoi mettere il bum 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 così per coca? Tu non ce la faccio più. Non ce la faccio più, ad un momento all'altro può venire, tu hai capito? Ad un momento all'altro quello può venire qua. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, tu dici non ti preoccupare perché ho fatto il netto tuo, al tuo. Oscar, sono un amico tuo. Sì. Non ti preoccupare, ma ci sono cacca io e ci operiamo tutti e due. Oh no? Ovvero? Anzi, nel frattempo che chi se veniamo ci appigliano un caffè. Offro io. Cazzo, vanno a pigliare un caffè, ci vanno a lasciare noi soli. Che fa? Viene un animale qua e ci trova due femmine soli. Che ne posso mangiare a mamma? Oh, maronna, c'è mamma, te la faccio io prima. Invece lo caffè mi ha pigliato un aperitivo. Poi ti fa pure pure, lo sai che l'aperitivo, ti mangi da questo. No. Ma magari muore purissimo, muore con colesterolo, muore zavata, si mangia. Ah, si mangia a mamma, ti capito? Ma a me sola, si mangia pure la moglie, già? Oh, sta maronna, con un piccione con gli due fa. Non è vero, sto scherzando, amore mio, sto scherzando, amore mio, non ti preoccupare. Avrà ragione mamma, lascia due femmine sole qua. Facete l'uomo. E l'uomo ne sa prima fa, perché a un certo punto tu, sapevi pure un coraggio, già andava uno. E quando per uno che si affronta e si dice, è fuori mamma, tu che hai capito? Ma tu ti dici che noi ci mettiamo paura di te, e a frate Malduccio ci mettiamo paura di niente di nessuno. Mamma, mamma. Bravo! Il suo telefono se ne so fuio. Fammi rispondere, fa. Pronto? Yeah. Sono Peppa Animale. Peppa Animale. Signore. Avvisato il signor Di Maio che ci ha fatto mettere una bomba in daga. Eh sì, perché loro che sapessero, non mi porti i soldi là. Io faccio un babù e a tutta la famiglia. Mamma mia, Carmine! Ma siete passati! È buon animale! Era lui? Era lui! Giuseppe! Giuseppe l'animale! Detto? Assettati! Assettati prima, assettati! Aldo, sentite qua, vai! A me! Arita così! Cais, padru anne sorta! E se tu non c'è porta a tempo, ti sanno scusa una bomba rinda a casa! A faccio un benaria se non c'è porta esorto! Faccio un benaria, boom! Se invece c'è porta, ti sa di sinnesca! Faccio un bel aria bomba in da casa, da casa, da casa, in da casa nostro. Sì, hai detto che sta una bomba nascosta che ha detto. Ma non già mi pare a sentire, mi sento male, già mi sento male. Mi sento male. Sentite, tutta la famiglia ha passato il regge a sentire a Rovene un ipotetico. Lo sento, vieni acca! Vieni acca! Sono chi, c'è? Sono chi che sto facendo tic tac? Però, cerca mica di un tic tac, ero bene! Eh?
Che tragedia. Tutta la famiglia qui riunita, il calore della famiglia. Rimba pietà, e Piero Angela. Ma chi è quello del mondo di qua, il documentario? Degli animali. Mamma te fa la fuoco, fa. Piero Angela, il pittore. E quello è Michelangelo. Quello è buon arrosto. È buon arrosto, è buon arrosto, che ne saccia sto momento. Che distrazione. Intanto il tempo passa. I soldi per ci portare su per pane male a Rossano. Né a papà si è fatto tutti questi debiti. Non l'ha fatto per me, ne avrei benito. L'ho fatto alla fine, l'ho fatto per voi. Papà è un uomo finito. Papà, anch'io voglio contribuire ad aiutarti. Infatti voglio darti questa, vedi? Una catenina che mi ha regalato questi pissimici a Miao. Ci tengo, però te la voglio dare. Grazie. Papà, questa è la catenina della mia prima comunione. Dai, prenditela. Poi quando mi faccio grande e mi sposo me ne regali un'altra più bella. Dobbiamo dirla a Raffo. Oscar. Questo sono i soldi della bolletta della luce. Se vanno a servire. Quando è buono, buono, appicciami il cannello. Io ti do un ombrello. Ma perché stai giovendo? L'orologio. Ombrello. Ombrello. Come si può fare? Che mi fa venire la voglia di morire in mano a Peppo di mano. Terry, ma papà sta vicino a te. Fammi sentire la voce, passa a me. Papà, c'è Raffa al telefono. Raffa. Oui. Raffa, che è papà? Papà, andà sta cascetta, vedi, stanno certi soldi spicci, ma c'è da sta pure qualcosa di carta. Ultimamente ci fatto 2-3 lavori, comunque ci cucchiate una cosa di sordo. Pigliatene, non ti preoccupare, nessuno ti fa niente, papà, non ti preoccupare. Papà, non ti scordare, che ti voglio tanto bene. Ciao. Ciao papà, ciao. E Raffo, hai cacato in stanno tutti i soldi spicci, i disegni che fai is. Però ci stanno pure i soldi di carte che raccatti in bomboletto. Poi intanto ci appiccicamo, ci sta mamma. Però poi a sti momenti si vede la famiglia. Comunque io vi ringrazio a tutto quanto, però purtroppo quello che mi avete dato è troppo poco per risolvere i problemi. Te a papà, te, vado, dite si sorta a cancoppo, perché l'azione conta ciù di risorto. Questo c'è la RAF. Ombrello, me lo prendo, va. Se non altro, gli anche i servizi a mamma. No, non li ho avuto, stavolta sono d'accordo pure con voi. E lì, salvate per tutto quanto a papà, pigliate a mamma dei creature, andate venire a via coppa. E tu che fai? Queste sono cose romane, risolvimi la luce. Andate venire a via coppa, recite una preghiera, a nome di Dio. Mia madre ha la bomba, appena troviamo la bomba, me la mi dà vicino, lì dall'acqua, scamazziamo con una zappa e risolvimo il problema. Andate venire. Andate venire tutto quanto a parte coppa. Mamma, fuori, tutti sopra. Aldo, si parte per l'operazione disinnescamento bomba, via! Aldo, stai sentendo quello che senti? Sì. Tic tac, tic tac. Omicronde. Ah! Zitto, non mi fai sentire un rumore, calo qua fa. E allora Aldo,
Ma poi non morimmo che la bomba mi ricava, ma non perché tu lo stai. E bravo Cafoni, in una settimana mi ha schiattato tre palle. Questa è la bomba maratona, ha già fatto quattro firme. Questa è la prima pallone che mi ha schiattato. Madonna! A casa! Te l'hai caduto a casa? Te l'hai caduto? No! E all'unico con fornetto. Ma di una zappa. Vuoi che andiamo una mano a pigliare fornetta? Ma che è successo? Che è successo? Avete trovato la bomba, la bomba? Penso di sì, l'hanno scamazzata. Va per stesso tu. Piano piano sta zombando. E che hai fatto? Chi l'era un forno a microonde, un forno mio nuovo? Che le faceva tic tac, tic tac? E per forza, gli stavo cucinando una torta. Mammina, stava la torta di pizzi pizzi piccio miau. Non siete buono proprio. Diamo un cenno. Non siete buono proprio. Andate vengono. Alto, piglia il sacco. Alla prossima operazione. Vieni con me. Dimmi, non sbaglia ciò. Mi scassate una cosa, non scassate niente ciò. Che è? Hai visto qualcosa? Non ti siete pure, vuoi rimettere? Tu! Io pensavo, chissà che è. Tanto quanto è buono, buono, che rifugio, non logo niente. È una logo qui? Un lettore CD. Radio! Che sta? È poi secondo pallone che mi hai schiattato. Aldo sei vivo? Penso di sì. Come pensa? Se mi rispondo sei vivo non fa scemo, Aldo. Metti su cosa la tinta. Veloce! Uè! L'avete trovata? Penso di sì. L'avete distrutta? Penso di sì. Benissimo! Vediamo. Ma che cos'è? Quello è il mio registratore CD. Ma quello faceva tic tac. È normale, io lo stavo copiando. Tic tac. Aldo. Assieto, tu. Che va a finire la bomba in un altro uomo. Però scassiamo tutta la casa. Zitto. Ma pare che sei andato tic tac. Guarda la coppa tu. Che vede? Due telefonini. Sono due telefonini? Sì. Ho due anni con Cafone e da gente. E poi pallone non lo farò mi. La faccio scetta io. I telefonini. Ciao. Ah, la panna scoppia. Tutti e due. Ma tu, guarda, io sono vivo. Sì. Aldo, che mi ferisce. Pigli il telefonino. Pro tuo, tu, può essere pro tuo. Tu mia. Tutte e quattro, Aldo, e quanti ci fanno a noi? Quanti ci fanno? Vai, Aldo, vai. Per forza mi ha avuto trovato. Va bene, mi ha pigliato quattro possibilità in da una botte. Il cellulare? Eh? E che ne c'è sta pure omiglio? È pure omiglio. È pure chi le dà nel nero. E perché sta cattiveria?
E perché uno faceva tic tac, tic tac, tic tac. Ero mia, era mi sa sveglia. Ah, bomba, lo sto. Me l'ha trovato, me l'ha trovato. Aldo ci ha trovato proprio speranza. Che fino a mo' abbiamo scamazzato il microonde, abbiamo scamazzato il giradischi della guagliola. Abbiamo rifuso 3-4 telefoni. Questa bomba non si trova, l'unica speranza è che questo non è vero, proprio che hanno mise, capito? Ma se io vero, che poi scoppiamo un momento all'altro, io lo so. Aldo, soffrono di speranza. Avevo detto che 10 su la bomba. Sono 10 manca 3 minuti. È fornuto, voglio morire con tutta la famiglia. Moglie, figlia, suocera, venite tutti quanti. Venite a morire tutti quanti insieme a me. A morire? Ma perché non l'hai trovata? Non l'ho trovata, mancano 3 minuti al tristemente. Pregate, pregate. In nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo e così sia. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così sia. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così sia. Mi hanno fatto uno scherzo. Ma non mi sta a sveglio, farò un balcone mio. Guardate, se un momento pensi che scherzerà, signora amica, ma fatto, facetelo. Ma qualche guaglione che sta in saggi, che è sta cosa? A sveglie? A bom! A bom! A terra! Buonasera dal vostro scardinaio, mi sono scucciato e passato tutti questi guai, ma fa piacere che avvire di tassaia, ma se mi addormo mi scanso qualche guai. Buonasera dal vostro scardinaio, speranno che vi ho divertito assai. Perciò se voi tenete qualche guaia, pensate a me, che ne tengo più assai. Buonasera dal vostro Oscar Di Maio.